secondo anno per il Bologna a Valle, se diventa ormai un appuntamento fisso, quello insieme a Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoro Più, appuntamento quello di Lavoro Più ormai diciamo quasi affettivo, perché questo marchio sulla maglia del Bologna ha portato molto bene in questi anni, è un marchio che accompagnerà questa squadra anche in questa annata eccezionale. Il Bologna è in Champions League, il Bologna è una delle quinte forze del campionato. Che effetto vi ha fatto e ti ha fatto quando hai avuto anche tu la notizia della matematica conquista della Champions League? Per uno sponsor, anche per uno che ci ha creduto anche nei tempi cupi, che cosa, sei stato felice, contento, euforico? Hai detto, beh sai, magari qualcuno mi diceva è giusto sponsorizzare il Bologna, insomma, qual è stato il tuo primo pensiero, sinceramente? Allora, intanto hai colto perfettamente nel segno, poi l'applauso sembrava una cosa apposta, quindi hai colto nel segno, nel senso che questo qui che comincerà il 17° anno di Lavoro Più come partner sponsor del Bologna, negli anni è cresciuto, ovviamente hai detto tu, siamo arrivati fino alla gloriosissima maglia, io lo dico con una punta di orgoglio e felicità incredibile, 17° e 18° anno, perché abbiamo fatto, come sempre ci capita, un contratto biennale e abbiamo avuto anni in cui ovviamente non c'era nessuno che diciamo diceva che questa era una scelta azzeccata, ma la perseveranza fortunatamente e la voglia di essere su questa gloriosa maglia alla fine ha ripagato, e devo dire ben più delle aspettative, perché insomma credo che nessuno di noi potesse pensare di essere qui in questo momento. Lavoro Più merita gli applausi, giustamente meritatissimi, però senza una toglia erano per la squadra che è andata nel campo 2 ad allenarsi. Vabbè, però non volevo in qualche modo non lasciare euforia per questa cosa. La squadra che si sta allenando su questo campo è la squadra che giocherà la Champions League, è squadra che voi, come dicevi, avete accompagnato 18 anni, sono un rapporto lungo, eccezionale. E, ti aspettavi questo? Ti bastava la Conference? Ti bastava, perché Ferrucci prima parlava, sai, magari una Coppa Italia, qualcosa, un trofeo per chiudere questo cammino, questo percorso? Allora, io ho detto più volte con tuoi colleghi in questi mesi con cui ho avuto la possibilità di fare interviste, di fare comunque delle chiacchierate, che non vorrei parlare mai di annata irripetibile, perché è brutto, perché poi nella vita mai dire mai. Sicuramente è un'annata indimenticabile, perché comunque credo che onestamente nessuno di noi potesse immaginarsi in questo momento, cioè nel 2024, di essere già a questo punto. Io non so se ci torneremo, me lo auguro, io credo sempre però che io vivo sempre con questo motto dell'hic et nunc, cioè qui e adesso, quindi godiamoci questa cosa, in questo momento, poi ci penseremo a quello che sarà. La società è una società fortissima, lo dico perché sono sulla maglia del Bologna, penso perché sia sulla bocca di tutti, quindi io direi che in questo momento godiamoci questi splendidi ragazzi, questa splendida squadra. Tu rimarrai qua a Valle per vedere l'amichevole qualche giorno, un piacevole weekend, ormai è una tradizione anche per te essere qua. Sì, è bellissimo, devo dire che è proprio la montagna con la M maiuscola Valle, quindi senza nulla togliere alle destinazioni precedenti, rimango qui, sto questo weekend e mi godrò l'amichevole, mi godrò questo paesaggio meraviglioso e speriamo insomma di vedere i ragazzi già in palla. Io non so, tu li hai già visti, quindi magari puoi aiutarmi tu, io me lo auguro. C'è molta intensità, italiano sicuramente ha metodi diversi rispetto a quelli di Thiago Motta, si allena, quasi partecipa fisicamente al gioco e alla è un'altra cosa, più silente Thiago, più partecipe diciamo italiano, e ovviamente sono due modi diversi, ma che mi auguro, come ti auguri anche te, portino ovviamente a successi per il Bologna. Sì, e poi direi che credo che sia io che te, anche magari tutti i telespettatori, incrociamo le dita per Hummels, no? Che sì. Domani, è quello che ho capito, domani aspettiamo. Ci sono diciamo notizie in vista, speriamo, incrociamo le dita. Grazie tante a Matteo Naldi, direttore marketing e Lavoro Più, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata.